Ciao a tutti e a tutte. Ancora una volta ci troviamo insieme a rispondere a quella domanda. Ma cosa vuol dire che Gesù Cristo è risorto? E cioè, a noi che ce ne viene, detto in parole più nostre, ma a noi che ce ne viene? E sapete, i dipinti sovente si sono cimentati su questo grande evento della morte, della risurrezione, per cercare di aiutarci a cogliere la portata di quella bellissima notizia. E allora oggi vorrei fare un accostamento di due dipinti, uno che ci descrive in modo abbastanza crudo la vita e l'altro che riprende questa descrizione e ci dice: però, avrei una notizia da dirti. Proviamo a farlo così. Il primo è il dipinto che vedete, è un dipinto di Courbet. Courbet è un padre del realismo francese, in Francia a metà 800, cercò di dipingere le cose come sono, avere il coraggio di guardarle in faccia le cose, le varie cose, compresa la morte. E allora il dipinto che vedete si intitola Funerale a Ornano, Ornano un paese, un funerale, e descrive un funerale non di persone altolocate, di re o di principi, ma un funerale di una persona normale, era suo zio, fra l'altro. Ecco, descrive quel funerale di persone normale e lo fa con un dipinto che, come potete vedere, è orizzontale, largo, largo, largo e stretto. È largo e schiacciato. È molto interessante. È largo 6 metri questo dipinto. 6 metri. È larghissimo. È proprio accentuata la dimensione orizzontale ed è schiacciato, è largo e basso e dice molto bene la morte. Certo, lo dice già il soggetto, è un funerale, ma già solo la struttura dice bene che la morte è qualcosa che schiaccia, che toglie l'orizzonte. Ecco, toglie l'orizzonte. La morte è quella roba lì, ti toglie l'orizzonte. E difatti, in questo dipinto vedete che non c'è orizzonte, appena appena che si intravede, ma è proprio schiacciato. La morte è questa cosa qui. Tu che vivi sempre con mille attese e prospettive, la morte abbassa la prospettiva, abbassa, accorcia l'orizzonte. E qui questa orizzontalità dice quello, ma dice anche che, come dire, la morte è proprio per tutti. È proprio per tutti, abbraccia, sembra quasi abbracciare tutto il mondo, perché è così, la morte di tutti, comprese dei cani. Vedete che c'è anche un cagnolino, e di tutti quelli che sono vivi adesso, e anche di quel cagnolino. E la morte è nera, la morte è nera. Difatti in questo dipinto c'è la predominanza del nero, del grigio, grigi sono anche le montagne, le colline da dietro, anche il cielo è grigio. Tutto è grigio, tutto è tendenzialmente nero o grigio, schiacciato, nero o grigio. E non ci sono aperture, non c'è nessuna apertura, non ci sono squarci. O meglio, se lo guardiamo meglio quel dipinto, c'è un'apertura, è la fossa. Vedete che qui in primo piano, proprio verso di noi, c'è la fossa aperta, metà dipinta nel quadro, nel dipinto, e metà fuori. Immaginiamo che l'altra metà non è dipinta, ma è qui fuori, cioè verso di noi. E potremmo quasi immaginare che tutto il dipinto, e quindi tutte quelle persone, abbiano un'apertura, ahimè, verso il basso, verso il basso, verso la fossa, e che dice la vita. La vita, sì, è aperta di per sé, ha una prospettiva verso una fossa. È molto triste questa cosa. Dice in modo molto netto: ma sai una cosa? Alla fin fine, la morte vince lei. La morte vince lei. E in tutto quel dipinto c'è un piccolo aspetto verticale, ed è quella croce processionale portata dal chierichetto, ma è molto sottile e sembra quasi che fatichi a aprire un varco. C'è un richiamo, ma la predominanza è quella fossa tremenda. Bene, vorrei farvi vedere un altro dipinto che sembra molto simile come tematica, ma che è interessantissimo, ed è quest'altro dipinto di Van der Weyden,
si intitola Deposizione. Questo è un dipinto di 4 secoli prima, mentre quello di prima era un dipinto del 1850, questo è un dipinto del 1435-1440. Questo dipinto è anche orizzontale, vedete? È orizzontale anche questo, è un rettangolo. C'è anche qui una morte e una sepoltura, c'è un corpo morto che sta scendendo per andare nella fossa. Vedete che il tema è molto uguale, orizzontale. Un corpo che scende verso una fossa, c'è un morto. Anzi, a guardar meglio, sembra quasi che ci siano due morti, due cadaveri. C'è il cadavere di Gesù Cristo, ma c'è anche il corpo che sembra morto di Maria. Maria è svenuta dal dolore, ma sembra morta. E vedete che sono in parallelo, guardate che bello, sono proprio in totale parallelo. Gesù e Maria. E non solo sono in parallelo. Ma hanno la stessa posizione. Guardate il braccio di Gesù, ha un braccio e l'altro braccio che va giù, un braccio in alto, il sinistro, e l'altro braccio che va giù, e la Madonna, idem, braccio che va giù e l'altro braccio leggermente in curva. Sembrano proprio un copia e incolla, diremmo oggi. C'è un rimando tra i due, certo. Il primo rimando è che Gesù è morto e Maria, che è la madre, vedendo morire suo figlio, è morta anche lei. Dentro, certo che non è fisicamente morta, ma è morta dentro, perché la morte di altri fa morire anche noi quando sono persone care, certo. Ma dice una cosa in più, dice Gesù è morto perché quando arriverà la morte a te non sia l'ultima parola. Gesù è morto combattendo la morte e l'ha vinta perché la tua morte non sia più l'ultima parola. Allora diventa interessantissimo questo, perché la cosa stupefacente di questo dipinto è che non c'è la fossa in basso. Certo è vero, quel corpo sarà poi deposto in una fossa, ma in realtà addirittura l'autore ha, potremmo dire tra virgolette, rotto la cornice. Vedete che ha rotto la cornice e ha fatto un'apertura sopra. Fantastico. Aveva una cosa enorme da dire, aveva da dire. Quella morte di Gesù Cristo in croce ci ha aperto uno squarcio, un varco, una strada. E io te lo faccio vedere, addirittura, non è che l'ha rotta, l'ha fatta così, ma sembra che abbia rotto la cornice. Non ci sta la cosa che ti devo dire nella normalità. Nella normalità si vive, si muore, si finisce in una fossa. Ma con la risurrezione di Gesù Cristo si vive e poi c'è uno squarcio verso il paradiso. E in quello squarcio, in quel pezzo di cornice che emerge dalla cornice, ha infilato la croce, per dire la croce ti apre un varco. Bellissimo. Questo è l'enorme annuncio della risurrezione. E allora diventa interessante un particolare che forse non avevamo notato subito, e il particolare è come sono vestiti i personaggi. Guardate quello alla nostra destra, Giuseppe d'Arimatea, ha un abito che uno non mette neppure ai grandi matrimoni, è proprio da festa, ma la stessa Maria. La Madonna è vestita sontuosamente con abito da sera. Non si mettono quegli abiti ai funerali, si mettono quegli abiti per una festa. E anche l'abito di Giovanni, l'abito di tutti, sono abiti da grande festa, ma stanno portando al cimitero una persona. E sono vestiti da festa? Sì, dice il pittore, perché c'è una bella notizia per te. La vita non finisce così. Si va molto oltre, si è aperto un varco. Che bella questa notizia! Ed è quella che vogliamo sentirci ripetere per questi 50 giorni. Ciao, buon cammino.